Ok, riposiamoci un attimo. Ok, finalmente due delle nostre prime cassette si possono evolvere. La stregovina, rimasterizzare il nastro della stregovina per farla più potente. D'accordo? Uno spirito non può restare nel limbo per sempre. Sali nell'aldilà e torna sulla terra. Sali nell'aldilà. Rimasterizzazione. Carino! Stregovina è diventata mortone. È diventata molto attaccante di mischia, però, sorprendentemente. A differenza della stregovina, il mortone è uno spirito non morto che si manifesta solo parzialmente sul piano fisico. Si dice che in prossimità di un luogo in cui è avvenuta una morte recente, le corna della sua testa diventino più affilate. Molto bello, molto bello. E il carnevaspide? Rimasterizziamolo. Zoologia parte 1. Il tuo nastro carnespide è diventato Mamba Anonimo. È diventato molto più veloce. Spesso si crede che Mamba Anonimi usino la corazza a forma di volto sulle loro teste per attirare le prede ignote. Si tratta di una leggenda. I volti sulle loro teste in realtà sono molto inquietanti e non convincerebbero nessuno ad avvicinarsi. Effettivamente. Molto carino comunque. Quindi i suoi attacchi sono aumentati e anche la sua velocità, ma le difese sono rimaste uguali. Ti dirò, non è terribile. Già che ci siamo, finiamo anche la sirenata, il saltatore e il falenic. La necrondina mi sembra che ci voglia molto per farla evolvere. Anche il cane gli manca poco per evolversi, quindi lasciamo magari giù la necrondina. Qua c'è una missione. Ehi, ciao. Ehi, ti andrebbe di darmi una mano? Vedi, ho detto a Yante che avrei messo qui un cartello della città. Qualcosa per renderla un po' più accogliente, no. Mi spiego? Ma ho sbagliato a calcolare la quantità di legno che sarebbe servita. Per caso riesci a procurarmene un po', mi salveresti la vita. Thanks. Davvero? Grazie, passa di qui quando hai tutti i materiali. Quanti legno vuoi? 300. Quanto legno ho? 230. Ok, si può fare. Sai cosa che mi turba un po'? È che siamo un po' lenti. Siamo un po' lenti noi nei nostri movimenti base. E tu cosa ci fai qua? Ehi, ehi, ci siamo già incontrati. No, di sicuro mi ricorderei della tua faccia. Beh, se cerchi merce a buon mercato sono la persona che fa per te. Ma non mi piace rimanere fisso per troppo tempo. Spero che il mio look non ti metta a disagio. Ho scambiato la mia maglietta con una giovane donna che ha regalato un orso qualche tempo fa. Che non si dica che non sono debito alla causa della distribuzione. Da un'occhiata al catalogo, ti va? Cura statica, nastro aerosol e nastro riciclato. Un nastro apparentemente realizzato in plastica riciclata. Ha un'efficacia molto alta quando viene usato per registrare mostri di tipo plastica. Mostri di tipo aria. 7% più di danni, 8 per uno slot vuoto. Scacchio, se un mostro c'ha 6 slot vuoti è un bel boost questo. Mica male, peccato non avere quello che mi richiede. Cavolo, se riesco a farne qualcuno, volentieri. Ah, è andato via. Però abbiamo preso il trofeo, l'amore non si compra. Cacchio, peccato. Falenic sale di livello. Ah giusto, dobbiamo anche andare a catturare il dandy leone. E anche il cane, visto che noi ce l'abbiamo solamente in forma alternativa. Ok, chance 79%. Dovremmo farcela. Dovremmo farcela tranquillamente, vero? Aia. 76, sì dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Il Pombomba è stato catturato. Ehi, non ti ho mai chiesto come ti trovi con la prima forma di mostro che ti ho dato sulla spiaggia al nostro primo incontro? Era la stregovina, vero? Quella forma di mostro è divertente. Quando l'ho usata in passato mi sono dovuta abituare alla strana sensazione di galleggiare, ma avevo dei grandi zoccoli. Con quelli potevo colpire i mostri alla grande. Ci vuole un po' ad abituarsi alla percezione del proprio corpo quando ci si trasforma, ma mi sembra che tu stia imparando le basi alla perfezione. Grazie. Quindi, a proposito di basi, abbiamo Falenic che si può rimasterizzare. E si è evoluto in un tetralato. 100 di attacco, 100 di attacco, 120 di difesa a tutte le due parti. È un po' lento, va bene, si può stare. Ed è elettrico. Le lampadine sulla testa del tetralato convogliano una corrente elettrica che attraversa tutto il corpo della creatura. Le luci generate da queste lampadine si riflettono negli occhi, consentendo alla perfezione visione la visione notturna. Carino, ci sta. E il cane gli manca poco per evolversi. D'accordo, e anche il saltatore. E in realtà anche la sirenata. Prima finirei di trovare tutto il legno. Beh, ce ne manca ancora un po', quindi tanto vale. All'avamposto, prendete me. Più che altro stavo notando che le missioni non hanno livello, cioè quindi bene o male tu puoi fare quello che vuoi. Probabilmente in base alla zona tu puoi fare quello che vuoi, però non hai limitazioni di sorta. Questo buco nel terreno? Ah, comunque c'è Eugenio lì. Noi... o è Eugenio almeno. Chi sei tu? Ehi! Ah sì, era lui. Ti giuro, da lato non sembrava. Sono contento di vederti. Sei pronto ad affrontare la forza del male? Va bene, d'accordo. Epocale! Ok, vedi quell'edificio laggiù? È una roccaforte. È lì che quei parassiti disumani complottano per conquistare il mondo. Ha un'aria piuttosto insignificante, no?
L'apparenza inganna, sai. Quei mostri avevano invaso il mondo da cui provengo, ma noi ci siamo opposti. Abbiamo vinto. Ci sono varie roccaforti. Forse ne hai viste altre in giro. La porta d'ingresso è bloccata, ma si può entrare da una finestra sul tetto. Prova a planare da qui. Sarò al tuo fianco, non preoccuparti. Ah, oh Eugenio, il nostro nuovo compagno. D'accordo. Bello, chi è? Cronoxley. Il lungo arto artigliato di Cronoxley gli dà un vantaggio unico nel combattimento a distanza, rendendolo capace di impugnare armi da mischia a distanza di sicurezza. Questa compensa la sua scarsa velocità. Carino. Quindi è molto distante, molto difensivo, un po' lento, però ci sta. Ed è fatto di plastica. D'accordo. Kaylee ora è il caffè. D'accordo, va bene Kaylee. Abbiamo cambiato missione ora. Io volevo andare nei Ranger, ma va bene anche questo. Poverino, stava cadendo. Ho sgraffignato la chiave dalla finestra di uno di quei mostri di pattuglia. Ci caleremo da lì, faremo piazza pulita. Te la senti? Si va. Molto carine le animazioni 3D di sto gioco, davvero fatte benissimo. Stiamo smantellando la vostra operazione, sanguisughe. Non sei molto collaborativo, giovanotto. Perché non ascoltate la nostra proposta commerciale? Un momento, ma che... che intendi? Non avevi insinuato che erano vampiri? Ma sono vampiri! Beh, in un certo senso. Secondo me sono peggio dei vampiri. Sono agenti immobiliari! Tan tan tan! Eugenio è un idiota! Yes. L'associazione dei Socchiaterra vuole semplicemente strutturare un mercato immobiliare a lungo termine su Nuova Viral. Investendo ora potete trarre un profitto significativo da eventuali nuovi arrivati che avranno un bisogno di nuovi alloggi. Dato che a Nuova Viral non esiste valuta, stiamo sviluppando anche un promettente programma di recupero crediti. Ho sentito abbastanza. Arbor Town non si lascerà mai comprare dalla vostra gente. Geco, sei pronto? Facciamogli vedere chi è che comanda. A che livello saranno? A livello 11. Perfetto. Molto bello quello! Bella sta musica, ok. Il pedo morto di tipo terra. Va benissimo, iniziamo ad aumentarci il danno. Tu invece colpisce un bersaglio, 60 di danno. No, 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 inizia a colpire. Che figata! Caricato a molla, aumenta la potenza degli attacchi di mischia di un personaggio, trasformandoli in attacchi a distanza. Che figata! E noi ci siamo aumentati il danno. Ma scusami, ma quindi tutti i col... un personaggio che sussulta salta il turno successivo... Che bastardo! E la madonna, niente più? Così come i prodotti di plastica purtroppo concludono spesso il loro ciclo vitale sepolti in una discarica. Gli attacchi di tipo terra seppelliscono il tipo plastica. Questo limita i movimenti... Ah, orca miseria! Ma ci sono delle combinazioni assurde in questo gioco. Comunque, multicolpo. Aspetta, scusami. In che... cos'è quella icona? Gli spuntoni e il veleno. Non lo so, comunque colpiamo e vediamo che succede. Tutti i colpi di mischia di questo mostro diventano colpi a distanza. Vediamo se lo ammazziamo. Mi sa che sopravvive, sì. Anche con 4 colpi. Porca miseria. Danni a contatto. Il veleno scelto dai tipi di veleno può essere utilizzato dai tipi terra per intingergli le punte più aguzze e infliggere così danni extra agli avversari. Cioè in sostanza i tipi terra guadagnano danni ai tipi veleno. I personaggi con danni a contatto infliggono leggeri danni elementali quando mettono a segno e subiscono gli attacchi da mischia. Vacca miseria, è uno stato potente per i tipi terra. Cos'è? Ma ha lanciato un D20 quello, è pazzo. Peccato, speravo di ammazzarla. Comunque, figo, davvero davvero figo il mostro. E tu invece, martellalo giocattolo in testa. Cioè quindi, ok, fammi capire un attimo come funziona. Aia, Eugenio si è curato pure, pensa un po' che stronzo. Andiamo col tetralato. Fammi capire un attimo, cioè quindi noi perdiamo il primo turno di Eugene per renderlo con l'attacco a molla. Ogni volta che si scarica si deve ricaricare per 3 turni. È uno status interessante, però ovviamente ti ruba un turno. Comunque, multicolpo e tu invece Zefiro. Mi sa che vinciamo lo stesso, perfetto. Vittoria. Oh, ha preso punti il Crocli anche se era morto, fantastico. Inciampo, riduce la velocità di un bersaglio. Carino, affila, aumenta l'attacco di mischia. E braccia in alto. Molto bello come concetto tutto questo. Ci sta. La crescita del mercato è inevitabile, noi siamo inevitabili. Siamo ineluttabili. Una piccola vittoria, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Credi che siano così cattivi?
Questi succhi a terra cercano di trarre profitto dalla nostra miseria collettiva. Non so come siano arrivati qui, ma io intendo fermarli in qualità di difensore di Arbor Town. Ti serve una mano? Beh, un aiuto sarebbe gradito, sì. Cerca di individuare le altre roccaforti e presta attenzione alle dicerie quando sei in città. Va benissimo. Comportamento impeccabile, trova e svuota tutti gli uffici dell'associazione succhi a terra. E prendi questa. La chiave della finestra, va benissimo. Ora puoi aprire la finestra sul tetto da solo. Puoi esplorare Nuova Virral al tuo piacimento. Se stai cercando il prossimo luogo dove andare, puoi sempre dirigerti verso Arbor Town e ascoltare le voci che girano. Gli abitanti di Arbor Town adorano scambiarsi dicerie. Di solito indagare sui luoghi suggeriti dalle dicerie porta progressi nelle missioni e ti aiuta a scoprire nuovi luoghi. Raccogli 3 dicerie di Arbor Town. Va benissimo, ma devo farlo con te, Eugenio? Vabbè, comunque tu hai bisogno di riposo. Tanto per 4 di legno, voglio dire. Beh, devo tornare ai miei allenamenti. Non posso salvare il mondo se non sono al top della forma. Forse un giorno troverò qualche attrezzo ginnico spiaggiato sulla costa. Te lo auguro. Però io vorrei avanzare ancora con Kaylee, se non ti dispiace. E tu che cosa ci fai là dietro? Ti ho visto, eh? Nascosto come un cretino. D'accordo, dobbiamo trovare 3 dicerie ora. Questa città non è niente male, non credi? Sì, l'avete costruita davvero niente male. Ok, però l'altro lato della città al momento è chiuso. C'è un modo illegale per poter passare? Questo che cos'è? Il mercante che gestisce questa bancarella ha lasciato un biglietto. Sono andato nella grotta del parco per trovare qualche ispirazione. Se non torno entro mezzogiorno, mandate i soccorsi. Eccole qua un po' di dicerie. Correvo in città che registrare uno strano mostro scintillante ti dia poteri magnetici. Niente male, eh? Poteri magnetici, eh? Girano in discrezioni. Ok, minchia, è un po' lontano, però. Le dicerie che raccoglie da Arbor Town vengono trascritte nel diario della missione. Arbor Town è il posto migliore per fare scorte di provviste, quindi ricordati di cercare nuove dicerie ogni volta che sei lì, d'accordo? A quanto pare c'è un mostro che sfreccia come un razzo. Scommetto che potresti sfrecciare così anche tu se ne registri uno. E si trova proprio in fondo alla mappa. Ok, me ne serve ancora una. Qualcuno che conosco a Borgo Cordoglio sul Colle Autunno dice di aver visto molti succhi a terra riunirsi in una specie di ufficio ultimamente. Ecco, questa penso che a lui interessasse. Dicerie, dicerie. Ah, pure con... Beh, ha un'efficacia molto alta quando viene usato per registrare mostri di tipo ghiaccio. Perfetto. Altre dicerie in giro ce ne sono? Visto che l'ascensore adesso funziona, diamo un'occhiata anche di sopra. Secondo me, planando da qua in alto, posso arrivare oltre il ponte, forse. Nastro base, castigo. Quando viene sconfitto un alleato, aumenta le statistiche di attacco dell'utilizzatore. Beh, io direi che per il momento la missione di Eugenio possiamo lasciarla da parte. I bersagli di tipo fuoco possono bruciare il veleno in eccesso lasciato ai tipi veleno come se fosse carburante, potenziandosi. I personaggi con potenza PA ottengono un PA extra ogni round. Minchia. Niente più? Più la plastica, ovviamente. Madonna mia, siamo proprio sbagliatissimi contro il fuoco ora. Assegno su un bersaglio tipo fuoco emana un fumo nero che può nascondere la posizione del bersaglio. Quindi gli ha aumentato l'illusione. Vabbè, allora io ti meno prima che tu possa fare qualsiasi cosa. Potenziati quanto vuoi, ma sei morto ora. Il mostro di Eugenio mi piace. Sai che quasi quasi me lo prendo per me. L'abilità è veramente molto molto buona. Io torno con Kaylee, però ci rivedremo probabilmente, sai? Per il momento ti do un mostro che non mi serve. Allora Kaylee, possiamo tornare assieme? Rice. Permetti, la rossa, la rossa ti fa innamorare. Bonjour. Vero Clemence? Dunque, torniamo alla nostra missione principale. Nel gruppo abbiamo quindi la sirenata, il mambo anonimo, il saltatore, il tetralato, il pombomba e Cronocli. Ah, ma aspetta, noi di che tipo siamo diventati? Astrale, quindi aspetta, il mortone può usare stella cadente, colpisce un bersaglio. Voglio solo vedere com'è. Il serpentone qua è mega forte in tutti e due i tipi di attacco, quindi gli ho dato veramente colpi che fanno molto male. Toglierei colpo vendicativo. Ah, posso mettergli una mossa di tipo vento. Ok, vabbè, sarebbe comunque una cover diversa. Beh, interessante comunque che certi mostri puoi mettergli adesivi diversi. Comunque guarda che è una cosa mica male. Ok, io voglio far evolvere il cane, il saltatore solo per poter vedere che versione si trasforma, e la sirenata. Il tetralatro lo tengo per adesso perché è elettrico, e cronoclipo voglio farlo aumentare di un bel po'. Ho una domanda per te, Geco. Una domanda importante. Posso? Certo. Tu preferisci cani o gatti? I furetti. I gatti, comunque. Interessante. Forse significa che apprezzi l'indipendenza e lo spazio personale.
Guarda che non è andata tanto lontano coi furetti, eh. Ma potrebbe anche significare che ti sembrano più carini. Era una domanda molto importante, signorina. Apprezzo la domanda, grazie. Andiamo ad entrare nei Ranger, forza. Magari troviamo anche mostri nuovi. Dobbiamo andare a prendere il Dandy Leone. Dove ti trovi, oh mio caro? Era da queste parti, ne sono sicuro. Cos'è quella roba che si è mossa a velocità incredibile in acqua? Ok, qua siamo dove l'altra volta abbiamo trovato Falenik. E abbiamo trovato un altro campfire. Oh, costa 8, quindi più avanzi nei luoghi probabilmente lontani da Arbor Town, più il costo di legno aumenta. Va bene, adesso non ci serve. Sì, ma io voglio il Dandy Leone. Qui però c'è una cesta, andiamo a prendere prima. Che è chiusa, ok. Aspetta, ho visto una talpa in armatura. Vieni qua tu. E ci sono due tizi, è un combattimento in doppio quello. Vieni, dai, che palle. Non ho voglia di combattere, voglio solo catturarti. Vieni qui. C'è una tizia lì, fermo lì. Ok, un altro Falenik e uno scudi errante. Proviamo un attacco velenoso su una bestia. Sembra che non gli faccia effetto, ok. E proviamo uno sputo di tipo vento su di lui. Non penso che gli faccia... Ne ho sbagliato, adesso l'ammazza. Ah, cavolo. Rombo di tuono. Colpisce un bersaglio, il bersaglio subisce 30 di tipo aria aggiuntivo. Buono. C'è un alieno. Voglio prendere l'alieno. Che livello sei? Vieni qui. Livello 10. Bellissimo, tutto vede. Ma che figo è, lo voglio. Allora, prima lo indeboliamo, quello è poco ma sicuro. Ma li voglio tutti e due. Ah no, lui è lo spaccalope. Vabbè, tanto li prendiamo tutti e due. Porca troia, che colpo. Gli attacchi di tipo astrale prosciugano il potere dei quattro elementi. Cacchio, che bestia che sei. Cioè, quindi adesso la stregovina fa il culo. Facciamo una pugnalata nella speranza di non ucciderlo. Non ucciderlo, ti prego. Oh, troppo forte. Era bellino, vabbè, prendiamo il tutto vede allora. È colpa mia, dovevo prima fare la registrazione e poi colpire. Hai ragione. Quindi tu dai un boato sonico in faccia. Spaccalo in due. 55, se lo ammazziamo ce la dovremmo fare. Andata. Vieni con me, tutto vede. Molto bello, molto bello. Voglio proprio vedere come si evolve. I tutto vede compaiono per lo più di notte. Oggi è giorno però. Fluttuanti a diversi metri da terra. Prendono il nome dal loro comportamento inquietante. Sembra osservare silenziosamente gli umani di passaggio con un solo occhio scarlatto che non batte mai palpebre. Si può fare, si può fare. Ed è di metallo, tra l'altro, appena visto. Quindi immagino che il fuoco lo sciolga o forse lo indurisce. Non è da dare per scontato, eh. Ok, quindi dobbiamo trovare. Eccolo lì, lo spaccalope. Oh, ma questo per essere un livello 10, guarda quanta energia che c'ha. Bellissimo, poi l'aspetto è stupendo. È che ho paura di ucciderlo con un attacco forte, quindi prova a registrarlo. Vai di boato sonico. Speriamo che il nastro nuovo funzioni. Sì, hai voglia. 82%. E ha colpito lei, quindi hai voglia che siamo in vantaggio. Perfetto, andata, andata alla grande. Lui è strafigo, lo voglio. Molto figo, davvero bellino questo. Bella, bella l'adesivo. Quando uno spaccalope raggiunge l'età in cui può difendersi da solo, si procura un'arma improvvisata dall'ambiente circostante. In genere preferisce i pali di metallo strappati direttamente dal terreno con tanto di zolla in cui erano piantati. Carino, molto bello. Attacco di mischia, molto veloce e abbastanza difensivo. Se si evolve sta bestia, guarda che può essere veramente buona. Già stiamo avendo dei giri interessanti qua, eh? E il saltatore è salito di livello. Così possiamo farlo evolvere e toglierlo già dalla squadra. Una cosa che mi piace di questo gioco è che sei tu a livellare e i mostri si evolvono e basta. Perché alla fine io potrei essere a livello 18 ma il mio mostro è a livello 5. Ovviamente sarei in svantaggio, invece il mostro prende la mia potenza. Come concetto, guarda, eccolo qua. Come concetto è fighissimo. Che? No, dai, stavo andando a prendere la talpa io. Ma chi ti vuole? Apprendista, ma vai via. È cambiata la musica perché siamo in battaglia. Fighissimo, molto bella, dai. Ammazziamo sto tizio. Ce lo leviamo dalle scatole. Fammi prendere quel talpone. Stavolta cerchiamo di non ammazzarlo. Andiamo di morso, vediamo quanto facciamo. E tu, boato sonico, ovviamente. Gnam. Bella l'animazione, molto carina. Ma chissà cosa... Minchia, stavo dicendo, chissà cosa succede se li ammazzi ste persone. Per sbaglio, ovviamente, non è che... Credo che se loro abbiano altri mostri, hai finito già il combattimento di base. Però lui muore o finisce solo il combattimento? Guarda che non è una domanda stupida.
È una domanda sensibile ed è più veloce di noi. Kaylee! Ok, sopravvissuta. Uff, che culo. Meno male. Aia. Cioè, io colpo vendicativo non mi è mai andato a segno. Lui è il primo colpo? Porca miseria. E allora, beccati sto spavento e tu sputani in faccia. Cacchio, è più veloce di noi. Tanto più veloce di noi. Porca miseria, basta. Lascia stare la mia waifu. Pensate, sto l'abbiamo ammazzato. È morto. È morto letteralmente. Ah, però, oh cavolo, il fatto che i mostri morti comunque prendano punti esperienza, guarda che non è una cazzata. È arrivato al quinto livello. Temo di dovermi addestrare ancora molto. Fermo lì tu. Potenzia parata. I personaggi con posizione di parata riflettono i danni al successivo attacco di mischia. Cazzo. Se è esattamente come penso, mi sa che ci fa veramente male qua. Infatti, vediamo. 30%, un po' poco. Porca miseria, che colpo. Bellissima, e ha fatto anche piovere. Bellissimo. Oh, ma a livello di animazioni sto gioco è qualcosa di veramente incredibile. Bello, 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 bello. Oh, ma stiamo prendendo roba mica male qui, Cacchio, fra l'alieno, fra lui, fra quell'altro che adesso mettiamo in squadra. Ah, ma è iniziato a piovere per davvero. Cosa sei tu? È un corvo scheletrico, vieni qui. Ma voglio vedere se inizia a piovere grazie alla mia mossa. È stato solo un caso. Scusami un attimo. No, inizia a piovere per davvero se la facciamo noi, cacchio. Molto bello questo, molto bello. Vale la pena notare che i mai morti non hanno un becco, indossano una sorta di maschera di porcellana da medico della peste. È meglio non scoprire quale volto si nasconde sotto la maschera. Carino, davvero bello. Ok, molta vita, molto veloce. Un po' così con le statistiche. Beh, può essere comunque uno che mette gli effetti di stato. Questa qui che cosa fa? Oh, e dovrei riuscire, esatto, ad arrivare qua. Ah, che bello. Ok, non è esattamente quello che pensavo sarebbe successo. Dovrei... Perfetto, devo solo metterlo sul bottone ora. Perfetto, rimani lì, eh. Che cosa c'è qua dentro? Plastica, bordi taglienti, danni al contatto per 3 turni e nastro superconduttivo per i tipi elettro. Bello. Oh, ma noi stiamo andando da tutt'altra parte, io devo ancora andarmi a fare... diventare ranger in tutto ciò, eh. Questa cos'è? Una struttura dei... No? Ok, ho bisogno di oggetti per bloccarli, immagino, esatto. Ok, riposiamoci e facciamo evolvere i vari mostri. Quale sentiero? Nomade oppure ladro? Ladro. Bello, carino. Il tuo saltatore è diventato un nobile ladro. Lui assolutamente lo voglio. Cos'è quello? È un lupo. È un lupo metallico, ma che bello. Ma se mi butto di sotto, forse eviterei, sai? Catturiamo il lupo. Cos'è? Oh. Ehi tu, di solito non siete così spavaldi da avvicinarvi tanto al nostro avamposto. Perché non te ne vai finché la conversazione resta civile? Non vuoi andartene, eh? Immagino che dovrò sporcarmi le mani. Fa vedere. Che figo. Che figo. A livello 60, madonna mia. Signora, basta, ho capito. Sembra uno Stilix draconico. C'è un motivo se comanda lei, eh? Livello 60, porca miseria. Se mai combatteremo contro di lei dovremmo essere molto più in alto. Il pucillatore. Proviamo Zefiro. Voglio vedere quanto danno facciamo. E più che altro voglio vedere se facciamo danno sub. Se i tipi vento fanno più danno con gli attacchi di tipo vento. Ok, 100. Porca miseria. Ho capito il critico però. Comunque non mi sembra che esista il danno stab in questo gioco. Niente, il danno di leone non appare più. Ce la faccio? Non ce la faccio. Vabbè, basta che prendo questo, aspetta. Ah! Della plastica e bubu settete. Va bene. Ecco fatto, vieni qui tu. Dovremmo riuscire a farcela. Che palma, sei stronzo, eh. È veramente stronzo. Ma non ce la famo. Lo so, vai tranquilla. Questo è uno dei tizi di Eugene. Tu stai girando un po' da tutte le parti. Vabbè, comunque, facciamo una cosa alla volta. Iniziamo a diventare ranger. Una volta diventati ranger, affrontiamo tutti i nemici che troviamo. Fammi indovinare, ti devo sfidare per riuscire a passare, vero? Hai le carte in regola per entrare nei ranger? Hai voglia. Vuoi che te lo dimostro? Muore? Certo che muore. Battaglia vinta. Molto bello lo spaccalope. Sembri promettente, dovresti entrare. Grazie. Ehi là, capo. C'è una cesta. Grano, polpa e nastro base. Ti ringrazio. Ciao. Yante. Io sono Yante. Piacere di conoscerti, giovane.
Beh, che te ne pare di questo avamposto? È rimasto abbandonato per molto tempo. Con qualche lavoretto abbiamo trasformato in un punto di sosta per i Ranger stanchi. A cosa servono i Ranger? Mi piacerebbe dirti che difendiamo la gente di Nuova Viral da un'implacabile orda di mostri, ma il più delle volte facciamo lavoretti saltuari per la comunità, niente di esaltante. Kaylee lo può confermare, è una delle nostre reclute più recenti. E me lo dice adesso? Beh, io e Jacob abbiamo appena affrontato un arcangelo. Eh? Davvero? Dovremmo indagare. Siamo sicuri che gli arcangeli esistano, ma le nostre interazioni sono state fugaci. Beh, forse dovremmo trovarne altri. Yante, credo che Jacob dovrebbe candidarsi per diventare un ranger. Beh, che ne dici, Jacob? Vuoi candidarti per entrare nei ranger? Che devo fare? Gli apprendisti hanno il compito di incontrare tutti i capitani ranger di Nuova Virra e superare le loro sfide. Dal momento che hai un grande talento nel combattere i mostri, sono certa che i capitani vorranno mettere alla prova le tue capacità di combattimento. Chi sono questi capitani? Si vede proprio che sei nuovo. Gli apprendisti che superano la prova diventano ranger a tempo pieno, come Kaylee. I ranger hanno molte responsabilità, ma niente che li metta davvero in pericolo. I capitani, come me, gestiscono l'intera operazione. Cerchiamo di proteggere la comunità di Arbor Town e pensiamo a risolvere le situazioni più pericolose. Quindi i capitani sono migliori dei ranger. Ecco, prendi uno di questi. Ah, un apprendista ranger. Perfetto, il tesserino. Posso avere del caffè gratis? Ogni volta che superi la sfida dei capitani, ti verrà timbrata questa scheda. Quando l'avrai completata, vieni a trovarmi e potrò registrarti come ranger ufficiale. Ogni capitano ha perfezionato la propria strategia di battaglia. Non si tratta solo di forza bruta. Dovrai imparare come adattare la tua tattica man mano che procedi. Pensi di potercela fare? Certo, questo è lo spirito giusto. Prendete me, addestrati con ciascuno dei capitani dei ranger per diventare un ranger. Puoi scoprire dove si trovano gli stanze e i capitani chiedendo informazioni ad Arbor Town. Comunque devo tornare in città, se hai bisogno di me passa al quartier generale. È l'edificio con mezza nave incastonata sopra, non puoi sbagliarti. Sì signora, capito Kaylee? Adesso diventeremo dei ranger. Andiamo sul letto.